Benvenuti in un nuovo video! Ragazzi, mi vedete sommersa di buste, perché sì, è arrivato il momento di mostrarvi quella collaborazione di cui ho parlato su Instagram, per cui ero super gasata, una cosa veramente, cioè quando mi hanno contattato non ci potevo credere, è stato bellissimo! Ve lo dico? Ve lo dico? Vabbè, avete letto l'articolo che vedevo di... Ok, mi ha contattata Zaful e mi ha detto: scegli dei vestiti nella nostra collezione, soprattutto la collezione estiva, perché ovviamente adesso si comincia a pensare già all'estate. Io so corpaglione di lana, ma pensiamo all'estate. E quindi ho scelto tutti costumi, vestitini. Ragazzi, scegli i costumi e farveli vedere dopo Natale non è un'ottima idea, ma sapete che qui c'è YouTube Verità e quindi sì, c'ho la ciccia. E va bene, ce l'ho. Che devo fare? Smetterò di mangiare un po' più avanti, però non adesso, tanto mo porti i maglioni. I costumi li dovete solo vedere un attimo adesso, sopportate. Allora, mi hanno contattato, mi hanno mandato un sacco di roba. Cioè, io super onorata di questa cosa, veramente, non ci potevo credere. Cioè, assurdo. Tra l'altro, oltre a mandarmi un sacco di cose da provare, mi hanno anche dato un codice sconto, quindi se andate sul sito zaful.com e c'è anche l'applicazione per iOS e Android, con il codice 18ZFCH, ma comunque ve lo scrivo qui sotto, avete un 18% di sconto. Tra l'altro adesso cominciano i saldi, quindi io vi faccio vedere un po' la qualità delle cose, poi voi le andate a vedere sull'app, se vi piace qualcosa c'è pure il codice sconto. Oddio, come sei emozionata, raga! Poi sapete che già mi emoziono per qualsiasi cosa, immaginatevi per una busta dei vestiti. Immaginatevi! Allora, ora ve li faccio vedere e qui al lato comparirò io con i vestiti. Scusate, ancora, veramente, perdonatemi per lo scempio. Allora, prima cosa che vi mostro, che sì, forse è la mia preferita, lo ammetto, è questa tuta che volevo da un sacco di tempo, perché ogni volta che me le provo nei negozi non sono mai come me le immagino. Cioè, avete presente quelle tute super larghe, super comode, vita alta, strette in vita, larghe sotto? Ecco, io ne trovo mai, non so perché, non so dove le cerco, soprattutto non le trovo mai a sto prezzo. Parliamoci chiaro, sì, forse le vendono alla Nike, ma no a sto prezzo. Comunque, anche il tessuto è super peso, cioè è proprio una bella tuta pesante. Che poi è anche forse l'unica o due cose un po' più invernali che ho preso, però mi piaceva troppo, la desideravo da un sacco di tempo, quindi anche se il tema qui erano i costumi, una tuta ce l'ho infilata, ma regà, guardate quanto è bella, è proprio pesante, è spessa, cioè comoda, super comoda e a vita super alta, così mi copre un po' di ciccia. Comunque, questa top. Ovviamente in descrizione trovate tutti i link di tutte le cose che vi sto facendo vedere, quindi se poi c'è qualcosa che proprio vi interessa di queste cose, potete cliccare il link. Allora, chiaramente ci sono delle cose di cui ho sbagliato la taglia. Allora, io in realtà ho preso praticamente tutte M, sopravvalutandomi, chiaramente, perché di qualcosa avrei dovuto prendere la L. Tipo di questo costume che non posso farmi vedere indossato perché, regà, non c'entro, cioè, mi rimane tutto fuori. Quindi sì, dovrei forse perdere qualche chiletto per entrarci, però è super carino, quindi ve lo mostro comunque così, un po' sgambato, ma non troppo, anche perché io i costumi in mezzo al culo mi mettevo manco quando pesavo 10 kg di meno. E quindi, e questo è veramente carino, e davanti c'ha sto dettaglio a cuore, che mi sarebbe piaciuto farvi vedere indossato, ma regà, credo che mi censurano il video perché veramente non c'entro. Sì, sempre per YouTube Verità. Vabbè, che ci vuoi fare? Poi, questo lo amo, è pazzesco, sta bene pure con la tuta. No, vabbè. Di questo invece avrei potuto prendere una taglia in meno, sapete, ho preso una M, ma potevo prendere una taglia in meno, anche se in realtà va un po' allarghino. Quindi va bene. Ta-da! Super top, simil seta. Tutto morbidoso. Cioè, guardate quanto è bello. Che, perché rimane scollato, ma la scollatura rientra in dentro, quindi non esce niente da fuori, insomma. Questo mi piace tantissimo. Poi sapete la mia passione per
zebrato, leopardato, pitonato, insomma tutto quello che è animali da foresta, della giungla. E infatti praticamente tutto quello che ho preso è a forma di animale, cioè stampa animale, insieme a questo toppino, che pure questo mi piace troppo e si può mettere con la tuta, perché la tuta è proprio a vita alta e quindi questo è super carino, con la bretellina sottile e è proprio top, però con la tuta a vita alta mi rimane solo una striscetta di ciccia fuori, sopportabile, si può fare, si può fare. Poi, no, ci sono veramente troppe cose, cioè, ah, sempre per rimanere in tema animalier, questo è il mio costume preferito per l'anno prossimo ufficiale, cioè, allora, non sono fan dei costumi interi, ma lo diventerò quest'anno con questo. Cioè, è il costume più bello del mondo. Allora, a parte perché il tessuto è spesso e c'ha la doppia fodera, quindi non rimane trasparente, non è troppo sgambato, la fantasia, ma manco lo devo dire. Qui c'ha l'imbottitura, cioè, ma quanto è bello! Cioè, io metterò solo questo, se state... Tocca solo riuscire in vacanza, praticamente. Ma niente. No, quest'anno ci dobbiamo riuscire, cioè. Voglio andare in vacanza. Sono tipo 3 anni che non andiamo da nessuna parte, io e Luca. Qui che ci abbiamo? Ah, questo è 2 pezzi, ma altro mio costume preferito di quelli che ho scelto. Perché è veramente bello. E sinceramente, cioè, il pezzo sopra si può mettere pure come toppino, secondo me. Perché c'ha questa zip davanti, super carina. È sportivo, cioè sembra un top sportivo con il pezzo sotto del costume. E anche questo non è troppo sgambato. Cioè, una cosa, una via di mezzo, insomma, dietro copre un pochetto. Ma il pezzo sopra è meraviglioso. Cioè, sono spessi i costumi, non sono quelle cinesate, passatemi il termine. Sono bei costumi proprio. Di questo ho preso solo il pezzo sopra perché il pezzo sotto era troppo sgambato. Quindi ho detto, beh, prendo solo il pezzo sopra e poi ci abbino un pezzo sotto nero che c'ho. Se non m'entra. Perché di questo ho preso una 38. Chiaramente non ci entro e quindi non ve lo posso far vedere. Super carino anche questo. C'ha la bretellina, si allaccia dietro. Ma raga, no, non ci entro, non, cioè proprio non, scappa tutto fuori, non me lo posso far vedere. Però, fantasia top, però per fortuna c'ho quello intero così. Di questo ho fatto lo stesso discorso, prendo solo il pezzo sopra perché il pezzo sotto era troppo sgambato, quindi mi sono presa solo il sopra, tra l'altro da usare sia come top sia come costume, perché basta abbinarci un sotto tinta unita, mi piace spezzare i costumi, quindi si può fare. Ed è bellissimo, cioè questo è veramente bello, si infila, non si chiude dietro e è meraviglioso, davanti è aperto così, però non esce niente di fuori, insomma, fattibile, è veramente troppo bello, cioè, no vabbè, questo mi piace proprio tanto, mi piace il colore, mi piace la forma, il modello, forse ti viene un po' abbronzato da righe, però basta metterselo dopo un paio di giorni di sole. Può andare bene. Altro costume intero. Sono impazzita. Però effettivamente i costumi interi coprono meglio la ciccia, tranne questo, perché ovviamente questo è di quelli spezzati di lato, quindi esce tutto. Infatti non è stato semplice mostrarvelo, ma va bene. Il colore mi piace troppo, è tipo tutto tie-dye ed è così, cioè sotto e sopra. E però è attaccato di lato, quindi è un costume semi intero, ma come si chiamano sti cosi? Però il colore è pazzesco, anche il modello, e non è manco questo troppo sgambato, quindi lo potrò mettere, forse sì, però forse devo anche smettere di mangiare schifezze, non di mangiare, perché non è che, cioè, solo grassa, potevo star meglio, cioè l'anno scorso stavo meglio, molto meglio. Questo è meraviglioso, ma ovviamente ci dovete mettere qualcosa sotto, a meno che non siete dell'Ormega. Almeno io non so, cioè non vado in giro spogliata.
Però con un costumino a triangolo sotto si può mettere come top, bellissimo. Ed è veramente carino, perché è così, vabbè, tanto lo state a vedere. C'ha st'anello davanti, la maglina leggera, solo che è un po' trasparentino. Quindi c'ha qualcosa sotto, secondo me. Però addosso calza veramente bene. Jeans a vita altissima e toppino. St'estate... Ieri ho fatto vedere queste cose a mia madre e mi ha detto: "Ma che hai preso tutta roba da ragazzina?" Ma io sono giovane dentro! Fuori meno ormai, ma dentro sono giovane. Poi, allora, questa gonna in teoria mi piace da impazzire, perché, cioè, a parte la fantasia, vabbè, ma che posto abbia fa, è di una maglia un po' pesante. Il problema è che mi fascia un sacco, come vedete dalle immagini, e non è che mi sta male, perché effettivamente, cioè, ce la vedo la gente che va in giro con le cose fascianti. Io non mi ci so vedere, cioè c'ho tipo un complesso su sulle forme. Mi vedo, non so, mi vedo strana e non credo che riuscirò a metterla, nonostante mi piace tantissimo, mi sta bene, la taglia è giusta, ma è un complesso mio. C'ho i complessi. C'ho i complessi. Cioè, non mi piacciono le cose che mi fanno vedere troppo tutte le forme, che non sono quelle che vorrei. Ovvero, ripeto, quelle di Taylor Mega. Ma se non faccio ginnastica e non mangio bene, dubito che riuscirò ad ottenere quelle forme. Poi, altra cosa che mi piaceva da impazzire, cioè quando l'ho visto ho detto: "Oddio, questo è bellissimo, lo voglio!" Sia per il colore, sia per il modello, ho fatto male i calcoli. Nel senso, qualche anno fa mi sarebbe entrato. Ma chiaramente ora no. E, nel senso, no, mi entra. Mi entra, ma qui dentro non c'entra quello che ci dovrebbe entrare. Cioè, mi rimane a metà. Se può fare, insomma, non ho potuto manco far vedere perché mi esce tutto di fuori. Però è bellissimo perché è di vellutino. Cioè, è veramente una cosa bella. E in realtà, però, se avessi preso la. Cioè, ci dovevo avere meno. Cioè, quelle che c'avevo qualche anno fa, tra l'altro, perché non ci sono cresciute. Non so come è successo, sono cresciuta. E vabbè. E quindi niente, raga, non ci sono entrata dentro a questo, non ve lo posso far vedere. Indossato. Però anzi, ho sbagliato solo tre taglie. Cioè, la tuta della vita volete vedere? Cioè, raga, questa è estiva, perché è leggera, non è felpata. Ma una zampa zebrata e una zampa rosa, cioè... Ma quanto è bella! Allora, sembra un po' un pigiamino per il colore, forse, perché è rosa così. Però mi piace troppo. Non potevo non prenderla. Cioè, eh sì, dai, bella, su. È bella. Secondo me è bellissima. Quindi, la tuta. E ultima cosa, che questa è un po' più invernale, effettivamente. Però, secondo me, pure primavera si può mettere perché... Allacciata, secondo me sta bene pure in primavera. E ho preso questo camicione over meraviglioso a scacchi con le maniche nere e il davanti nero e il dietro chiaro. Cioè, ma quanto è bella! E anche il tessuto è... Allora, devo dire che i tessuti, soprattutto dei costumi, sono belli, sono bei tessuti, cioè non hanno niente da invidiare ai costumi che io compro di solito da Calzedonia, Intimissimi, sti posti qua. Solo che c'è una varietà dei modelli infinita, cioè, vi rendete conto? E dei prezzi ridicoli rispetto ai costumi di noti marchi, ma veramente alcuni sono molto più pesanti di costumi che ci ho pagati anche discreti soldini. E tra l'altro la spedizione è stata super rapida perché spediscono con FedEx, no, con FedEx, e le cose arrivano super in fretta. Ma ho preso anche degli accessori. Allora, in realtà ho preso una mystery box, ma regà, solo perché sapete che c'è un problema con i mystery box, dove dentro c'erano 5 pezzi, tra cui... Fanno pure i mystery box. Quando ho letto mystery box, ho detto: "Mo, io non la prendo, secondo voi?" Solo che le cose ti arrivano insieme al resto dell'ordine, quindi perde un po' di fascino. Però c'era dentro questa
fascetta super carina con le volpine, troppo carina, che però credo che non terrò per me, darò una amica che è fissata con le volpi. C'era quest'altra, non si apre, sempre fascetta. Che cosa c'è scritto? Ildi? Che vuol dire? Non lo so, di qua c'è scritto questo e di qua c'è la fantasia a scacchi, che però è uguale alla camicia ora che ci penso. Oh wow! Posso metterla con la camicia? Bellissima. Poi c'erano due anelli che mi sembrano grandi. Andiamo. Manca il pollice, mentre. Vabbè, perché io ho le dita super piccole. Questo non mi entra da nessunissima parte, però carino. E sono due uguali però. Quindi niente, misura 10 e 11. Se la 10 mi sta grande, non voglio immaginare la 11. Vabbè, pure questi troveranno famiglia, non c'è problema. Poi c'erano un paio di orecchini. Questo nella Mystery, quindi non sono cose che ho scelto io. Carini però. Eccoli, guardate che carini. No, questi mi piacciono. Questi sono veramente, veramente carini. Perché si mettono così e penzolano. Ok, questi mi piacciono molto. E poi invece io mi sono scelta questa catenina. Ops. Questa catenina, che è una catenina un po' girocollo, ma manco troppo, ed è un po' tipo lo stesso modello del bracciale nuovo di Pandora che ho, e quindi mi piaceva abbinarla al bracciale. E poi questi orecchini, ma solo perché c'erano un cuoricino lilla e non ho saputo resistere, ma costavano veramente una sciocchezza, e quindi mi sono comprati. Eccoli qua, c'hanno il cuoricino lilla e il cerchiettino dorato. E non ho saputo resistere ovviamente al cuoricino lilla, sì, lo ammetto. Quindi vi ricordo che vi lascio in descrizione tutti i link alle cose che mi sono comprata, il link per guardare il sito e tutto il resto, perché, cioè, ragazzi, io per scegliere sta roba ci ho messo tipo 3 ore. Vi perdete nel sito, ci stanno tante di quelle cose. Pazzesco. Vi ricordo il codice sconto del 18%, 18 ZFCH, che comunque vi scrivo qui e vi lascio in descrizione. Io come al solito sono emozionatissima di questa collaborazione. Ancora non ci credo, veramente possono capitare a me queste cose? Allora, spero che questo video vi sia piaciuto in tutta la mia normalità, perché sì, raga, comunque io vi ricordo che ho 36 anni passati anche. Quindi non sono più una ragazzina, non ho più il fisico atletico di una volta. Non ce l'ho mai avuto in realtà, però vabbè. Sono uscita un po' dalla mia zona di comfort con questo video, devo essere sincera, ma so che apprezzate anche questa normalità. E io so così e ci posso fare niente, raga. Cioè sì, potrei fare delle cose per essere meno così, ma per ora questa è Chiara e questa vedete. Ma magari faremo dei video su una dieta che potrei fare. Una dieta, ma a me non mi piace questa cosa da dieta. A me mangiare mi piace. Sì, dovrei stare più attenta. Più che altro io dovrei fare dello sport. Questo sì. Comunque, da questo video mega haul è tutto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!